Villa Grande ha ricordato la tragica alluvione del 6 dicembre 2004, disastro che causò la morte di due persone, la piccola Francesca Longoni e sua nonna Assunta Bidotti. È ad oggi il settimo anno di questa disgrazia. Dunque il primo pensiero della nostra comunità tutta, ma dell'amministrazione comunale, va sicuramente alla piccola Francesca e alla nonna Assunta che in quella giornata si hanno rimesso la vita. Va ai loro familiari, ma va alla comunità intera, perché questo ci porta grande emozione, grande tristezza, ma ci tengo a ricordarle come prima cosa del mio intervento, perché mi commuove e mi lascia sempre un animo. Mi dicono sempre i parenti, se questo fosse servito almeno a garantire la sicurezza degli altri abitanti. A parte la parte tecnica degli interventi di mitigazione che dovranno essere giustamente portati avanti, dovremo anche farci carico di un'attività che riprenda quelle che sono le nostre antiche conoscenze, le nuove, in modo tale da vivere in una stretta armonia con il nostro territorio. L'incontro, che si è tenuto in aula consiliare in occasione del settimo anniversario della tragedia, coordinato dal sindaco Giuseppe Lui, non si è limitato però al ricordo, ma è stato dedicato soprattutto ai progetti che il Comune, con l'ausilio della Regione, attuerà per mettere in sicurezza l'abitato. In ballo ci sono 10.400.000 euro che saranno ripartiti in più tranche. Il primo dei sei progetti, del valore di 2,3 milioni di euro, andrà in appalto a marzo del prossimo anno. Gli altri seguiranno, se tutto va bene, entro il 2012. La notizia, attesa sette lunghi anni, è stata annunciata dall'assessore regionale ai lavori pubblici, Angela Nonnis, e dal commissario per le emergenze idrogeologiche, Efisio Urru. L'interessamento del neo assessore regionale ha impresso un'accelerazione alle procedure di realizzazione dei progetti. Il lavoro che potrebbe avere un iter più lento è quello relativo alla zona di Bacquartaci, che, essendo un sito di interesse comunitario, ha bisogno di una valutazione di impatto ambientale. In ogni caso, ha assicurato Angela Nonnis, tutto dovrebbe essere pronto per la fine del 2012. Assessore, qual è il senso di questa sua visita a Villa Grande? Un senso di operatività che consiste nell'aver consegnato oggi il progetto definitivo della messa in sicurezza del Rio Sarrescotto. Un progetto che viene consegnato alla comunità locale in maniera tale da poterlo portare poi a progettazione esecutiva, perché i progettisti sono gli stessi, e si pensa di poter andare a bando di gara nel mese di marzo, fine marzo, primi di aprile del 2012, quindi un senso reale e concreto degli interventi veri sulla mitigazione del rischio idrogeologico. Ecco, in casi del genere, cioè di estrema urgenza, non è possibile attivare un canale privilegiato per quanto riguarda almeno le autorizzazioni? Beh, le autorizzazioni, ci sono delle autorizzazioni che hanno dei tempi tecnici alle quali non si può derogare, anche se per certi versi in alcuni casi si può anche dimezzare il tempo, però sono sempre abbastanza lunghi, come il caso per esempio dell'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della frazione di Villanova, che è un intervento che ricade su un sito di interesse comunitario e come tale lì ci sono l'assessorato, il ministero che deve dare i pareri, per cui il tempo si allunga. Ecco, lei ha posto una data, diciamo così, credibile per completare tutto l'iter dei progetti, la ricordiamo? Sì, noi siamo fiduciosi che tutti gli interventi possano concludersi entro l'anno 2012, anche perché, dicevo, due o tre interventi hanno avuto delle necessità un pochettino più indaginose, cioè degli interventi più indaginosi come rilievi geognostici più faticosi, per cui si pensa di poter avere la chiusura di tutta la progettazione definitiva entro il 2012. Un impegno verso la celerità e la regolarità delle procedure è stato espresso anche dal commissario Urru. Commissario, che idea si è fatto delle problematiche di Villa Grande in questa sua visita? Ho avuto un'idea molto chiara, che si tratta di una situazione particolarmente delicata sulla quale bisogna intervenire e incidere in tempi molto rapidi. I tempi sono ormai maturi perché si passi alla fase operativa, siamo ormai nelle condizioni di poter andare per l'anno 2012 già agli appalti, ad aprire i cantieri, quindi io mi auguro che almeno le situazioni più critiche possano trovare soluzione nel prossimo anno.
pongo la domanda a lei che ho posto, la stessa che ho posto all'assessore Nunes, ma è possibile avere un canale privilegiato per le autorizzazioni, almeno per le procedure autorizzative, tenuto conto anche dell'estrema urgenza, dell'estrema labilità della situazione? Sicuramente per alcune si potrà anche individuare la possibilità di deroga. Per altre non potrebbe non essere possibile, soprattutto mi riferisco a quelle ipotesi in cui dovessero essere presenti dei ricorsi amministrativi. Ecco, le modalità con cui lei presenzierà, sarà a fianco di Villagrande in questa opera, qual è? Io sarò diciamo, lo strumento di accelerazione delle procedure, seguirò i lavori che individueremo e soprattutto la loro esecuzione che verrà affidata, come ormai abbiamo stabilito, allo stesso Comune di Villagrande. Sarò là per verificare, collaborare e intervenire dove è necessario. Sindaco, oggi si conclude un ciclo di attesa per quanto riguarda la ricostruzione e la messa in sicurezza dell'abitato. Che significato ha? Ma intanto oggi ha un significato più importante del solito perché è l'anniversario del settimo anno di questa disgrazia. Dunque il ricordo dell'amministrazione comunale, della comunità intera di Villagrande deve andare a quelle persone che hanno perso la vita in quel 6 dicembre 2004, che sono Francesca e la nonna Assunta, persone care a me ma care a tutta la comunità di Villagrande. Questo vuole essere un ricordo, ma poi pensiamo che la presenza oggi evidentemente dei massimi esponenti della Giunta regionale, dei suoi lavori pubblici, l'assessore Nonnis e dell'ex prefetto di Cagliari, il commissario governativo, dottor Orru, siano significativi sotto il punto di vista di un punto di partenza, e cioè siamo arrivati ai progetti definitivi. Definitivi che presumibilmente è auspicabile che durante tutto il 2012 vengano poi davvero messi in cantiere, perché l'utilità a Villagrande vuole essere messa in sicurezza, la comunità ha bisogno di sicurezza, di conseguenza la parola d'ordine deve essere lavori, lavori, lavori. Ecco, la sensibilità dell'amministrazione regionale è in dubbio, almeno di questi esponenti dell'amministrazione regionale, però è in dubbio anche il fatto che l'amministrazione di Villagrande ha reso disponibile un ufficio tecnico adeguato per poter gestire una mole di lavori che è di grande entità, lo ricordiamo in termini. Noi abbiamo chiesto da subito, da due anni a questa parte, dai primi incontri che abbiamo fatto con la Regione, con i funzionari del Sovrato dei Lavori Pubblici, il trasferimento di quei progetti a Villagrande, perché noi riteniamo che siamo in grado come Comune di mandarli avanti, abbiamo le competenze, ma sicuramente siamo anche in grado di darle quell'accelerata, quella spinta giusta come conoscitori del territorio che serve affinché quei progetti vadano in porto subito. Ecco, il commissario Rua ha detto che però verrete affiancati giustamente dai progettisti in maniera che non ci siano degli slittamenti, delle ulteriori proroghe dopo 7 anni. È importante l'affiancamento evidentemente dei progettisti, ma è importantissimo l'affiancamento della Regione. Il monitoraggio della Regione ci deve essere, noi non pretendiamo di andare da soli, vogliamo andare assieme a loro, come dal protocollo d'intesa che abbiamo firmato tempi addietro. Di conseguenza quello è il punto, lavorare assieme per la riuscita degli interventi. Ecco, c'è però un primo progetto che avrà la precedenza, vogliamo ricordarlo? Sì, il progetto di Rio Sarrescotto, l'ingresso della parte bassa di Villagrande, che è già a buon punto, c'è già il definitivo, dunque entro questo fine anno avremo esattamente il definitivo da poter poi in primavera cantierare. Questo è il cronoprogramma nuovo che ci ha accennato oggi la Regione, funzione della Regione. Ecco, al termine di questa giornata, che messaggio vuole lanciare agli abitanti di Villagrande e di Villanova, posto che poi ci sarà la messa di suffragio in onore delle vittime? Ma io ero fortemente preoccupato e mi sono sentito anche solo quest'ultimo anno, perché sai, a combattere tutti i giorni, a non avere risultati. La presenza oggi dell'assessore Nonnisi ai lavori pubblici e del prefetto testimoniano che possiamo dire a Villagrande abbiamo ancora un po' di pazienza, perché magari servivano questi anni di riflessione, servivano questi anni per progettare meglio, per fare le cose in maniera definitiva, più sicura. Speriamo che sia stato utile. Bene, grazie Sindaco.